Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me, da Eivor. Forse trovo una chiamette, per arrivare. Allora, stiamo per affrontare la quest Il buio prima dell'alba. Non ho assolutamente idea se sia l'ultima quest. Guardiani, prendete ciò che vi serve per prepararvi all'assedio. Nel forziere ci sono altre scorte, ma Olaf ha perso la chiave nel vecchio pozzo. Eccala, dove sta sto vecchio pozzo? Il vecchio pozzo. Dove sarà sto vecchio pozzo? Se io trovo il vecchio pozzo, allora prima di andare a parlare con gli alleati volevo trovare sto vecchio pozzo. Devo fissarlo per tutta la notte. Se trovo il pozzo, trovo la chiave e apro il forziere. Vabbè, andiamo a parlare, va. Perdiamo tempo. Andiamo per il guerriero che ci affianca, non per l'oro né per altro. Siamo pronti. Vero. Tu, dove sono Siegfried e Toca? Ah, la battaglia si avvicina. Il corvo si prepara a banchettare. Sai usare la lingua, amica mia. Ma domani parleremo tutti un linguaggio più antico delle parole. Il fato sa già chi vivrà e chi morirà. Ci riprovo. Dove sono gli altri? A spostare altre catapulte per domani. Aspetterai. Aspetterò. Da un'altra parte. Aspetta, quello... No, no, non è il pozzo. Questo è il pozzo. Intanto dobbiamo aspettare, vero? Scusa, eh. Aspetta, Eivor, non facciamo le cappellate solide. Non ci sono serpenti, no? No. Sono... Apparivano rossi. Mamma mia, ma qui è proprio... Qui non c'è nient'altro? No. Ok, la ridiamo su e andiamo a aprirci quel forziere, visto che dobbiamo aspettare. Vai. Allora. Allora, non aspettiamo un attimo qui, andiamo lì. Dov'era? Che non mi ricordo manco più dove stava. Forse da qua. Yes. E poi andiamo a aspettare. Olè. Meglio in tasca a noi che a loro, eh. Runa della furia pesante. L'avevo sistemate le rune, però forse è bene risistemarle, eh. Allora, andiamo a aspettare qua, lontano da questa antipatica. Io, Herbert Dulibone, sfido ogni singolo guerriero tra voi a un duello mortale. Preparati a una fine brutale, a cadere impotenti al suono mentre io raccolgo l'ovazione delle mie ammiratrici. Ma se mai troverete il coraggio di accettare la sfida, mi dovrete attendervi all'arena di Coteau Vabbè, preparativi per la resa dei conti. Preparatevi. Allora, aspetta. Ah, quindi devo andare di qua. Ok. Andiamo sempre di qua. E aspettiamo bellamente. Lontano da quell'antipatica. E venne il giorno e venne la notte. Ciao Senu. Lontane da casa. In un'altra città di estranei. Quando è iniziata la nostra saga, Sinin? Sì. Lo so quando. Il giorno in cui mamma e papà furono uccisi. Eh sì. Il conte Oddone non sente ragioni. Carlo fa giochetti. Non affiderò la vita della mia gente a quegli uomini. Della regina, invece, mi fiderei. Ma non ha potere. Il mio posto è qui. Con Siegfried e Toca. Vada come vada. Saggia. Saggia, Eivor. O coglione, cioè. Eivor, sei tornata? Allora è tutto pronto, non si torna indietro. Eh no. Di che ti preoccupi? Raccoglierai altre spade?
So come affrontare altri guerrieri sul campo di battaglia, ma questa è una città. Ci saranno fiamme. Non importa. Domani penseremo a combattere, non a fare una strage. Te lo giuro, sul mio onore. Ah, oh, Eivor la parolaia. E cosa ti fa pensare di poter proferire parola sulla mia battaglia? Ormai l'ho detto. Gli dèi mi hanno sentita. Mm-hmm. Questo conta. E se dico che bruceremo tutto e che daremo i bambini in pasto ai corvi, cosa mi risponderai? Di quello che vuoi, attento a chi nutrirà i corvi, chi ti obbedirà. Di ciò che vuoi, Siegfried, ma siamo Thane liberi, noi tutti. Non sei il nostro Jarl, né il nostro re. Infatti, abbassa le penne. Bene, bene. Tieni acceso il fuoco fino a domani. Infiammerà la nostra vendetta al sorgere del sole. È tempo di sdraiarsi. Mi spieghi come fai, Eivor, a dormire prima di una battaglia? Facile. Rievoco l'uccisione di mia madre, senza sosta. E poi penso alle parole che ho udito dal padre di tutti. E infine, rifletto su questo mondo violento. E sul prossimo. La Sala delle Meraviglie. Solo a quel punto riposo. T'ha dato da pensare, eh? Mo? Dove dobbiamo andare? Dormi prima che l'assedio abbia inizio. Ok, dove devo mettere? Là. Spero non vicino a quella antipatica. Vabbè, ci abbiamo anche. Dicono che Halfdan sia il più forte tra i figli di Ragnar. È vero. Damo sede qua, non damo retta a nessuno. Aspetta. Ah, no, ok. Ha colpito il sassone nell'occhio. Dormi, non mi sta a sentire, dormi, oh. Cominciamo il suo assedio di Parigi. Prenderemo quella città. La saccheggeremo. E la bruceremo! E stasera, amici, banchetteremo nel palazzo di Ottone o nella sala di Odino insieme alle Valchirie! Questo è il tempo dell'onore, il tempo della gloria! Il giorno della vendetta! E si va a conquistare Parigi. Dove stiamo? Siamo già entrati? Forse sì. Ok, il ponte dovrebbe saltare. C'è Toga. E la porta chi la sfonda? Sta per scappare uno starnuto. Chi è il re della gloria? Il Signore è forte e potente in battaglia.
Egli rafforza le mie braccia perché possano sostenere questa croce d'oro. Io non cederò mai! Grande Sif, portaci alla vittoria. Odino, dammi il tuo elmo del terrore. Idar, placa la mia sete di vendetta. Vanir, Esir, abbattete queste mura. Io sono la porta di Parigi! Vabbè, aprimola. cioè, posso dire, No. Dai, No. Tiè. Ella. Ma che te grida qua, cretino. Dai, Levate un po' dalle scatole, va, che hai rotto. Ne vuoi pure te un po', ti è? Contentati, va. E ora si entra. Le porte! Le porte hanno ceduto! La città è nostra! Uccidete! Per Sif e Tyr, stiamo vincendo! Il fato aiuta gli audaci. E ora, Siegfried? Alle porte del palazzo! Seppelliremo Odone tra le macerie del suo stesso palazzo! A palazzo! Fuoco e vendetta! Più veloci! Prendeteli di sorpresa! Attaccheranno a vista qui. Vai, l'assedio di Parigi! Ok, questo è morto. Olè. Aspetta. Ok. Vabbè, vado un po' avanti, raga. Volete, per favore? Tu sta buono. Olè. Fammi un po' di pulizia veloce. Dove cazzo non la vai, cretino? Ecco fatto. Te credevi, di mettere in un punto alto, eh? Ok, siamo pieni. Ma io qua su, che c'è sto a fa'? Tanto per capire. Devo andare giù, devo andare là? Ok, andiamo su. Là. Meno male. Là. Andiamo su, andiamo su. Hai rotto. Ora che te ne vai a far l'uovo. Benissimo. Abbiamo fatto tutto a posto? De qua. De qua, ok. Questi morti sono tutti norreni. Trappolone, dici? Trappolone? Probabile. Dove sono quei cani franchi? Questo silenzio mi tormenta. Momo. Dove sono quei cani franchi? Questo silenzio mi tormenta. Sì, però se ci mettete... Cioè, siete così lenti. È chiaro che è una trappola, no? Pure loro si saranno preparati in qualche modo. Calla. Attenzione. Ce ne
questa è l'antipatica. Vabbè, cioè. Ci stanno sterminando. Indietro! Indietro! E l'antipatica non c'è più, non c'è più. Per gli dei, sono finito in trappola come un cucciolo di cervo. Non disperare, Siegfried. Le battaglie sono capricciose. Zio, brutte notizie. I ricognitori dicono che il prete guerriero... Goslen. Sì, sta radunando molte forze franche a est, in quella chiesa. Per gli dei, ci spazzeranno via in campo aperto. Che facciamo? Possiamo colpire la chiesa con le catapulte, ma dobbiamo indirizzarle. Dobbiamo accendere dei fuochi sulle torri, così le catapulte sapranno a cosa mirare. Sì, fatelo. Io assisterò i feriti e avvertirò le catapulte, poi vi raggiungerò. Bene. E io abbatterò il prete guerriero Goslen, prima che raduni tutti i franchi. Ok. Eivor, forza! Dobbiamo illuminare le torri! Sì, damose. Ti seguo, vai. Però sbrigati, ciccia. Andiamo. Dai. Là. Poi. Dritto per dritto. No, di là. Di qua. Ma la lanciano così a casaccio, non è che c'hanno un obiettivo poi alla fine. Eivor, sali e illumina le torri. Io sistemerò le guardie in basso. Ok. Allora, sali qua, Eivor, sali. Veloce così, brava. Allora, un po' di frecce, no, ce l'abbiamo già. No, non serve, interagisci, ok, posso. Allora, vediamo un po'. Una torre è pronta, vado all'altra. Per di qua, mi butto da qua, poi vado di là. Per Sendini! No, dai. Allora, devo andare di là. Porca la peppa. Non te fila a nessuno. Vai di corsa. Benissimo. Salta in piedi di là. Vai. Benissimo, vai. Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivate. Un altro sforzo. Olè. Aspetta, se no te bruci le ciappette. Ok, due. Quante ne mancano? Un'altra? Le porte sono giù! Carica! Carica, ok, a posto. Era l'ultima. Tanto quello sta scappando. Allora, assassina il vescovo Godzilla. Vescovo di Parigi sta radunando i difensori della I della Cité per un contrattacco decisivo. Ucciderlo stroncherà la combattività dei difensori. Ok. Esplora per trovare possibilità. Allora. Santo Stefano. No, vabbè. Aspetta, ho sbagliato. Ah. Corvo non disponibile, vabbè. Allora. Niente, non sono esploso, sti maledetti. Baffalo, è esploso dopo. Ok, bruciate, bravi. Qui c'è una chiave.
Qua sta la chiave. Questo me lo togliere di mezzo. Instant. Ok. Beh, ammazza, Deo, figo. Figo, figo, fighissimo. Ella. Dai. No, chiave raccolta. Benissimo. Qua c'è qualche altra cosa? No. Ok. Allora, dobbiamo andare in piedi qua. State zitto, cretino. Tu. Tu, vile bestia. Voi nordici avete ucciso mio fratello. Era la porta di Parigi. E ora scatenerò la mia vendetta su di te. Sì, ma fa come te pare, Lucilla. Non si è fatto da parte. Ora sei tu a non farti da parte. Oh, signore. Dio è giudice delle vendette. Oddio. Fino a quando gli empi trionferanno? Dai, dai, riesce. Su. Dai, Fuori! Senza Dio! Vabbè, volevo fare una cosa. Attenzione, attenzione! Dammi la forza! No! Non può essere! Guarda che l'ultima stoccatina! Salvami! L'ultima stoccatina te manca, eh! Te lo dico! La... No! Non ha calpestato sta cretina, vabbè! Ti mancava un'anticchia! È morto, sì, è morto! Signore, rimetto a te il mio spirito. Io ti rimetto al freddo abbraccio di Hel, a Niflheim, dove dimora il drago. Diglielo, Eivor. Liberate la stanza! Sta calmo, figliolo! Shh. Vieni, Eivor! La battaglia è in furia ancora nelle strade! Ci serve la tua forza! Beh, non penso che lo uccida, no? Cioè, l'ha ucciso tutti? Io vi per il tuo corno, fratello mio. Come andrà a finire, Toca? Moriranno tutti. È come temevo. La sete di sangue lo possiede. Massacrerà l'intera città. Se raggiungo Dune, lo costringerò ad arrendersi e questa follia avrà fine. I guerrieri di Siegfried hanno circondato il palazzo di Odone. Senza Goslen, le strade sono nostre. Stiamo spostando le catapulte per abbattere le porte. Ci deve essere un altro modo per superare o aggirare le mura. Nolwenn una volta parlò di una galleria a sud-ovest. Ma ci stanno i sorci. In un modo o nell'altro, entrerò. Vabbè. Ma ci stanno i sorci. Affronta il conte Oddone, l'assedio è diventato un massacro. Solo un ordine del conte Oddone vorrà fine al massacro e agli spargimenti di sangue. Trova Nolwenn, la contrabbandiera, che conosce un modo per entrare nel palazzo o esplora per trovare altre opportunità.
Ma mo mi tocca riandare da quella, scusate, cioè posso dire. Il conte di Parigi. Allora, la storia di Parigi è completata. Allora, il conte di Parigi ce lo facciamo la prossima volta, perché comunque l'assedio, come volevasi dimostrare, dura abbastanza. Questa non è la solita, il solito conflitto finale, ma cioè, c'è una città da conquistare. Quindi un saluto a tutti da me e da Ivor, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.